Piero Sansonetti alla presentazione del libro di Tiziana Maiolo. Piero, a un certo punto hai detto: speriamo che la Corte di Cassazione questa sera annulli l'ergastolo. Che cosa significa esattamente? Beh, che c'è questa decisione. Voi sapete, in Italia esiste l'ergastolo, si chiama ergastolo stativo, cioè un numero consistente di persone che sta all'ergastolo e non può mai più uscire di prigione. E è una misura incostituzionale che non è compatibile con la nostra Costituzione, neanche con i principi del diritto internazionale. È intervenuta l'Europa per chiedere una correzione, c'è stato un giudizio della Corte Costituzionale che ha dato tempo al Parlamento, un anno, per cambiare le regole. Il Parlamento ha cambiato le regole peggiorandole e oggi la Cassazione deve decidere se queste nuove regole siano compatibili o meno. E l'augurio di tutti è che possa finire questa vergogna delle prigioni trasformate in tombe. Quindi ad alcuni giudici della Corte di Cassazione spetta questo compito, cioè di legiferare? No, la Cassazione deve esprimere un parere che poi torna alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha mandato in Cassazione la prima decisione, la decisione definitiva sarà della Corte Costituzionale. Speriamo che sia la volta buona, perché è davvero una cosa che sembra di stare nella Turchia degli anni 70 invece che in Italia degli anni del 2000. In sostanza, quindi, la Corte Costituzionale abolirebbe una norma? Sì, la dichiarerebbe incostituzionale. La Costituzione prevede che il carcere abbia uno scopo rieducativo e chiunque capisce che rieducare uno dopo la sua morte è una cosa un po' complicata. Ma ad essere rieducata è anche la persona che va in carcere per motivi cautelari? Beh, questo non c'entra con l'ergastolo stativo, questo c'entra col 41 bis, diciamo. E in carcere per motivi cautelari, in teoria, sempre a norma di Costituzione, ci dovrebbero andare pochissime persone per pochissimo tempo. Invece noi sappiamo che in maniera del tutto illegale, qui non c'è bisogno di fare nuove leggi, basterebbe che la magistratura rispettasse le leggi attuali, vengono spesso messe in prigione delle persone usando la prigione come strumento di pressione, possiamo anche dire di tortura, per convincere a confessare e spesso a fare delle delazioni. Ho sentito poco fa un termine che si chiama politica giudiziaria. È un esame che si fa all'università, politica giudiziaria come politica economica, come politica sociale. Che cos'è esattamente? Beh, la politica giudiziaria, diciamo, è il modo in cui la politica decide le norme della giurisdizione. Poi c'è un'altra cosa, che è la politica che fanno i magistrati, cioè i magistrati che usano purtroppo la giustizia, e talvolta non solo i magistrati, anche i politici, come strumento di lotta politica. E questa è la negazione assoluta dello Stato di diritto. Ma a un magistrato non è sottoposto un singolo caso e solo su quel singolo caso dovrebbe lavorare? Sì, ma coi condizionali dovrebbe. Purtroppo la magistratura oggi in Italia, soprattutto le procure più che la magistratura, le procure hanno un potere immenso, negli ultimi 30 anni hanno conquistato un potere molto superiore a tutti gli altri poteri ed è l'elemento che ha stravolto la nostra democrazia. Sì, ma dopo la procura, dopo il sostituto procuratore, dopo il procuratore aggiunto, dopo il procuratore capo, comunque la decisione spetta sempre a un giudice e tante volte a un GIP spetta. Sì, talvolta, molto spesso succede che una persona che viene arrestata fa degli anni di prigione, affronta un processo, due processi, tre processi, spende 10.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro, perde la carriera, perde i soldi, perde le possibilità di lavorare, perde l'onore, perde la dignità, rompe con la famiglia. Poi magari dopo 15, 20, 25 anni viene assolto, perché la giustizia funziona in Italia, solo che funziona dopo che ti ha annientato. Però quello che dici non corrisponde al dettato costituzionale. C'è una norma, mi pare, che viene chiamata come giusto processo, per cui i processi dovrebbero durare poco, e questa norma è stata introdotta già da un pochino di tempo. Com'è che non funziona? Eppure è costituzionale. Sì, il dettato costituzionale resta un dettato, poi bisogna che dopo essere che è dettato qualcuno lo scriva, e in genere non lo scrive nessuno. Grazie Piero, grazie di cuore. Prego. Grazie.